Domenico D'Annibale, capitano dei Braveheart Ortona, formazione che debutta nel mondo WISP nella gara di esordio del Memorial Sabatini, competizione over 40. Diciamo che state gettando le basi per l'immediato futuro, per la prossima stagione. Oggi dicevamo appunto esordio, purtroppo 11 contati, avete lottato sino alla fine, vi siete arresi al primo minuto di recupero. Possiamo dire che comunque, nonostante la sconfitta, viste le condizioni, il debutto è positivo. Sì, sapevamo tra l'altro di incontrare una squadra che è tanti anni che fa questo campionato. Noi veniamo da un campionato, diciamo, fra virgolette, un po' più meno nobile, che è l'ASI, però abbiamo deciso quasi sicuramente di passare all'UISP, non solo con il Sabatini, già l'anno prossimo. E quindi, come hai detto bene tu, stiamo cercando di buttare le basi, speriamo la prossima volta di avere qualcuno più in panchina, una panchina più lunga che ci possa aiutare, perché effettivamente magari con qualche cambio avremmo spezzato anche il ritmo dell'avversario. Dicevamo appunto una sconfitta comunque onorevole, perché 2-1, viste soprattutto, rimarchiamo le condizioni in cui è avvenuta. Però la vostra società colpisce un po' coloro che in precedenza non vi conoscevano, perché comunque avete un logo, avete tutta la documentazione di tutte quante le partite, siete tra virgolette quei malati di calcio che raramente si trovano in giro, quindi qualora dovesse andare in porta anche il prossimo anno, per la WISP sarebbe un grande acquisto. Ma questo lo dite voi, nel senso che sicuramente noi cerchiamo di tenere a queste cose, non solo giocare e provare a divertirci, perché noi, almeno io personalmente, anche il presidente e l'allenatore, noi cerchiamo di divertirci. Vincere ci piace, perdere no, ma se succede non ci facciamo la testa, insomma, cerchiamo di migliorare la prossima partita. Grazie, in bocca al lupo per il proseguo del torneo. Grazie, anche a voi.